diventa quasi normale, anche se non vi abituate a questo, perché diceva giustamente il professore, il mondo della scuola è abituato alla campanella, si suona e si comincia, o si finisce, quindi forse si apprezza più quello di quando si finisce. Beh, buonasera, grazie di essere intervenuti e di essere intervenuti così numerosi, e non parlo tanto delle famiglie, parlo proprio dei ragazzi, segno che esiste anche un ruolo di, come dire, di riconoscimento delle qualità degli altri e quindi anche di valori riconosciuti. Grazie, perché queste giornate rappresentano per noi anche una serie di tappe nelle nostre attività e soprattutto rappresentano un particolare momento di unione tra quelle che sono le istituzioni, il comune, la scuola, le famiglie e il mondo che circonda tutte queste realtà, che molto spesso noi non consideriamo, perché diamo per scontato che nel nostro territorio ci siano altre realtà, chiamiamole imprenditori, chiamiamole attività produttive, chiamiamole tante altre cose di cui spesso non siamo neanche a conoscenza. Sapete, ci sono dei momenti in cui uno non ci vorrebbe proprio stare, per tanti motivi, e altri momenti in cui i ricordi diventano così antipatici, così dolorosi, che si preferirebbe non vivere tante realtà. Però ci sono altri momenti come questo in cui invece tutte queste cose diventano non solo belle, ma diventano importanti e necessarie. E diventano importanti e necessarie perché segnano tappe non solo nella nostra vita come comunità cittadina, ma anche come tappe di crescita per un insieme di situazioni che io proverò a spiegarvi, anche se è difficile. In questo poi forse ho la fortuna di avere, ecco, l'aiuto non solo delle vostre famiglie ma anche dei vostri insegnanti, che rappresentano quella che è la continuità degli insegnamenti. Beh, questa iniziativa, che è già la sua seconda edizione, sia pure in maniere differenziate, nasce per una serie di motivazioni che sono non sempre razionalmente qualificabili: un momento di emozione collettiva, una solidarietà diffusa, una amichevole presenza di un'azienda locale e del suo staff dirigenziale, che decidono di intervenire in un momento della vita della nostra città, la forza e il piacere dell'amicizia di tanti che girano intorno a questa realtà cittadina, e si pensa a creare un momento di valorizzazione di quelle che sono le realtà giovanili della città. Certo, nel ricordo di due ragazzi, ma non di due nomi, perché i nomi rappresentano delle identificazioni che nel tempo si dimenticano. Invece, nella identificazione di realtà giovanili, di quella che è non solo la giovinezza di età, ma la giovinezza delle idee, la freschezza della qualità, la bellezza, che non è soltanto un valore estetico, è un valore molto molto più complesso che riguarda anche dei canoni dell'anima. Ecco, nasce da tutto questo e con le difficoltà che si hanno per mettere insieme tanti fiori in un contenitore che è sempre piccolo per contenerli. E l'anno scorso l'iniziativa, che è partita appunto dalla grande disponibilità amichevole della presidenza della cooperativa Giardinetto, che stasera ci onora della sua presenza, servì a collaborare per la realizzazione di un viaggio di studio, sempre all'interno della scuola, per far sì che quello che era il piacere dell'apprendimento diverso da quello che si fa sui banchi di scuola fosse possibile per tutti a delle condizioni più facili. Oggi è con il dono a qualcuno che lo ha meritato di per sé
indipendentemente dalle nostre lezioni, qualcuno che si è impegnato più a fondo. Domani un'altra iniziativa che ancora non abbiamo organizzato e preventivato e che sotto certi aspetti può essere anche un elemento decisivo, nel senso che i ragazzi non sapevano all'inizio dell'anno che ci sarebbe stata questa possibilità e quindi il loro impegno è pulito e onesto, non hanno fatto quello che hanno fatto per essere premiati, ma perché il premio consiste nella qualità del lavoro che hanno svolto già di per sé. Ecco, iniziative piccole ma molto molto significative per dire che la città, con tutto quello che rappresenta, quindi non solo con quelli che hanno i titoli, ma con quelli che lavorano veramente all'interno della città, è presente e valorizza al massimo tutte le qualità. È vero che Giorgio è interessato, perché sta già cominciando a guardare con occhi pirateschi quelli che possono essere i suoi futuri collaboratori, perché le qualità incominciano a evidenziarsi già adesso che siete giovani, quindi sicuramente ha un interesse particolare. Il nostro è l'interesse di valorizzare al meglio quelli che sono i nostri figli, perché vorremmo che le realtà che qui nascono, qui possano anche valorizzarsi, non per rimanere qui come necessità, ma come scelta. Quindi tutto quello che voi riuscirete a svolgere all'interno del vostro ciclo di vita possa diventare un arricchimento non solo per voi e per le vostre famiglie, ma anche per il territorio che vi ha fatto nascere e che vi ha aiutati a crescere. Il vostro futuro è il nostro futuro. La scuola è solo uno degli ambiti in cui avete l'impegno di vivere. Noi ci auguriamo di stare accanto a voi anche in quelle realtà che escono fuori dalla scuola, perché, e qui lo diciamo senza farci sentire troppo, non è solo la scuola la nostra vita. Per quanto sia veramente molto molto importante, perché rappresenta il punto di fusione in cui le famiglie e la città e le istituzioni riescono a vivere in maniera simbiotica quello che è l'impegno per la vostra crescita, cercate di vivere la vostra vita anche al di fuori della scuola con tutti gli interessi che avete sicuramente nel cuore e nell'anima, in maniera da valorizzare tutte le vostre qualità e poterci dare ancora e ancora e ancora tutto il meglio di voi stessi. Auguri! Buonasera, grazie dottore per quello che ha detto. Chiaramente fa piacere a noi come insegnanti sentirci lodati in un certo senso per avere delle eccellenze, perché comunque li abbiamo guidati in un certo modo. E ringrazio soprattutto i ragazzi, perché veramente tutti e cinque quelli che sono qui, tre sono stati miei alunni, quindi veramente so che sono delle eccellenze. Mi auguro che per tutti e cinque questa cosa possa continuare negli anni. Comunque io devo dire una cosa importante. Innanzitutto sono contenta di portare i saluti della nostra dirigente e ricordare Angelo e Mario. Angelo e Mario che in un modo o nell'altro io ho avuto modo di conoscere. Angelo perché è stato un vicino di casa, quindi giocava con mio figlio, un ragazzo eccezionale. Mario perché è stato mio alunno per tre anni, un ragazzo, ecco, speciale, ma non lo dico perché in questo momento lo ricordiamo, perché veramente era un ragazzo normalissimo, studiava quando c'era da studiare, quando non c'era poteva fare altro, aveva questa passione sfrenata per la musica, faceva altro, ma sempre riusciva a dare il meglio di sé ed è stato uno dei pochi alunni che mi ha spinta
criticato, possiamo dire così, dicendo: professoressa, lei deve parlare sempre inglese. Ma io, ma metà, tre quarti della classe non sono in grado di seguire la lezione se io parlo sempre inglese. Sì, professoressa, però forse io questa cosa me la ricordo. Allora, voglio dire, sicuramente ricordare questi due splendidi ragazzi è, grazie alla cooperativa Giardinetto, veramente importante per la comunità, perché ripeto, io ho conosciuto bene Mario perché l'ho tenuti 3 anni, quando si prendono a 11 anni e si lasciano a 13 anni si partecipa a quella che è la loro formazione, ma si vede crescere, così come fanno i genitori. Quindi veramente grazie per ricordarmi in questo modo, rimangono presenti nella nostra mente. Voglio ricordare anche un'altra cosa importante. Non so se sia giusto farlo, però lo voglio fare. La sera della tragedia, diciamo così, quando io ero a letto e mio figlio mi ha raccontato, mamma, dice, io non ci credevo. Mio figlio mi ha detto, mamma, perché i migliori? I migliori. Quindi anche tra gli adolescenti, questi due ragazzi erano i migliori. Ho sempre la capacità di rispondere a mio figlio come mamma, non ho saputo rispondere, ho soltanto detto, mamma, noi conosciamo soltanto il rovescio della tela e non sappiamo il perché, quindi alcune cose non le possiamo rispondere. Questo per quanto riguarda, ecco, quindi grazie alla cooperativa Giardinetto. Mentre per quanto riguarda, ecco, questi ragazzi, io mi auguro che, conoscendo, il dottore ha ricordato il viaggio di istruzione l'anno scorso, due di questi ragazzi, Francesca e Rocco, hanno già avuto l'opportunità di godere di questo premio, perché entrambi sono venuti in Ungheria, dove c'è stato uno scambio e i ragazzi ungheresi sono venuti da noi. E quindi praticamente loro una parte del viaggio è stato pagato sempre da questo premio. Per quest'anno, ragazzi, sono veramente orgogliosa come insegnante di dire che la nostra scuola è una scuola di qualità. Noi siamo abituati a criticare, forse le critiche fanno bene, però la nostra scuola è di qualità, perché quando io vado come delegata della preside alle scuole superiori e mi dicono: faccia i complimenti ai docenti della scuola, perché lavorano seriamente nei nostri corsi. Quando arrivano i ragazzi di Troia, si fa un po' a gara ad averli, perché sono i più preparati, sono i più educati. Io sicuramente loro lo saranno perché sono le nostre eccellenze, però devo dire che un po' tutti gli alunni, anche quelli che noi consideriamo quelli meno capaci, poi quando vanno alle scuole superiori ci si dice che sono dei ragazzi preparati. Allora questo, diciamo, come scuola, come rappresentante della scuola, ma qui vedo i colleghi, c'è Urbano, c'è il professor Inteso, c'è la professoressa Barbacino, noi lavoriamo, la nostra equipe, nonostante le difficoltà che si possono avere in un centro piccolo, perché sapete, comunque non è facile, riusciamo a fare bene. E anche consiglia, che vedo, scusate, come non avevo nominato un'altra collega. Quindi grazie all'autorità locale, grazie alla cooperativa Giardinetto. Buonasera a tutti, ringrazio perché riesco a vedere tutti fino in fondo. Io sono particolarmente emozionato anche perché è una giornata particolare, è una giornata che il Consiglio della Cooperativa Giardinetto ha voluto deliberare 2 anni fa in occasione di una triste giornata, perché ritenevamo necessario ricordare anche un futuro di qualcosa che noi tutti da genitori non ci auguriamo che succeda mai, ma che purtroppo questi eventi, ahimè, succedono spesso, e la necessità di poter, come dire, trasformare una giornata triste in un'occasione che si possa negli anni
possa segnare di diventare un'occasione per valorizzare sempre di più i ragazzi, i giovani, è stato il motivo che ha spinto in quello del Consiglio di Amministrazione di deliberare un contributo che sarà ripetuto negli anni per i giovani, un'iniziativa che fosse per i giovani. Notiamo bene perché il sindaco è stato bravissimo nella sua introduzione nel spiegare poi queste giornate, sono un insieme di cose che naturalmente danno la possibilità di ricordare ma allo stesso tempo di pensare ad andare avanti e di scommettere sulle nuove generazioni, perché su questi giovani bisogna assolutamente scommettere. E dobbiamo naturalmente su questo aspetto, su quello che è poi il futuro dei nostri giovani, sicuramente un ruolo principale è quello dei genitori, ma io dico nel futuro sarà sempre di più di quello della scuola, perché nel passato le nostre mamme avevano più tempo di curarci in casa, con la nuova generazione, con i nuovi problemi, con le nuove, la nuova vita che viviamo, i ragazzi hanno poco tempo in famiglia e più del tempo lo passano presso le scuole. E qui naturalmente dobbiamo augurarci sempre di avere insegnanti come quelli che appena detto la professoressa, insegnanti che danno il tutto per formare i nostri ragazzi, non solo dal punto di vista scolastico, ma anche dal punto di vista dell'educazione, di come ci si presenta poi in una civiltà civile. E quindi sappiamo benissimo le difficoltà della scuola, le difficoltà che ci sono sempre state, non è un caso che ogni governo modifica sempre qualcosa nella scuola, però dobbiamo dire poi grazie a quegli insegnanti che non tengono conto delle difficoltà che vivono giornalmente, ma dedicano, perché è, anche per loro è un lavoro di passione, e quindi trasferiscono ai propri alunni quella passione che hanno per educare i giovani. L'omaggio che abbiamo messo quest'anno, l'anno scorso avevamo pensato ad aiutare i ragazzi che volevano, io dico, internazionalizzarsi, perché è un qualcosa di importante per le prossime generazioni. E quest'anno abbiamo pensato un omaggio che fosse un omaggio, siccome dedicato a giovani, a ragazzi di 13 anni, qualcosa che sia nello stesso tempo un gioco, ma che possa essere anche motivo di studio e motivo di come poi ci si predispone al lavoro nel futuro. Quindi qualcosa che si possa utilizzare in tutte e tre le possibilità. E un omaggio che naturalmente non è qualcosa di importantissimo, è qualcosa che, come ha detto il sindaco, è stato messo a disposizione solo dopo il termine della scuola, per far capire ai giovani e ai ragazzi che quando poi nella vita ci si impegna per qualcosa, sappiate c'è sempre un frutto, un ritorno. Questa è la dimostrazione che pur non sapendo niente, pur avendo impegnatovi regolarmente, è arrivato un risultato non inaspettato. Sarà sempre così nella vita, non pensate che tutto deve essere perché c'è già un obiettivo ben preciso. Se uno lavora bene, fa il suo dovere, state sicuri ci sarà sempre un ritorno. E io mi auguro che questo serva proprio da segnare anche per gli altri. Noi avremmo voluto dare omaggio a tutti i ragazzi, perché credo che non è solo il voto quello che poi porta il massimo della disponibilità. Era perché dovevamo comunque trovare un modo per selezionare, quindi tutto qui. E la nostra cooperativa, ho detto, continuerà negli anni rispetto a questo, rispetto a quello che ha detto il sindaco, l'interesse della cooperativa personale degli imprenditori sui giovani. Io vi dico solo questo, è da qualche mese che ho avuto un incarico nazionale sul programma che ho presentato, il mio incarico che va a livello nazionale, ha proposto cioè investire sui giovani, perché ritengo che realmente l'Italia può cambiare solo se le nuove generazioni si presentano sul mondo del lavoro, su quello che è l'attività sociale, su tutto quello che sono la vita di ogni giorno in modo diverso dal passato.
Ormai solo la nuova generazione può dare un bilancio a quest'Italia che vive grossissime difficoltà. Io vi ringrazio, solo ho detto, mi scuso se però l'emozione mi sta riprendendo, quindi vi ringrazio e chiudo qui. Bene, bene, quello che ha detto il Presidente mi conforta, perché a livello di emozioni lo possiamo vedere col tempo, perché qua veramente non è per piaggeria, ma dico che probabilmente mi vedrete piangere per la commozione di questa sera, perché sono circa 5 lustri che io immaginavo una serata come questa e gli amici mi hanno dato la gioia che dopo aver insistito per 25 anni finalmente si parte con il premiare il merito. Gli ha parlato di Mario, Mario vive, vive virtualmente, perché se voi scrivete Mario Beccia su Google, si dice così, allora se voi scrivete Mario Beccia su Google vedrete che uscirà l'articolo sulle paleoliche che Mario Beccia scrisse quando fece il primo giornalino online della provincia. Con questo giornalino vincemmo il premio regionale grazie a questo articolo che fu pubblicato anche su Repubblica. Tutte queste belle cose ce le dobbiamo ricordare, quindi ricordiamo Mario per quello che ha fatto, per i meriti che ha avuto. Sicuramente sarebbe stato anche lui una delle eccellenze questa sera, senz'altro. Allora, una voce fuori dal coro me la dovete permettere. A me, negli ultimi 20 anni, questa scuola non piace proprio per niente, ma non la scuola media di Troia, nemmeno la scuola dove ho avuto la fortuna di insegnare per 15 anni a Lazzate. L'unico nero a Lazzate è che la moglie di Bossa è di mia collega, quello è stato l'unico nero, però per il resto con tutto quest'anno a Lazzate insegnavo. E lui vuol sapere sempre questa roba, perché diceva, quando io tornavo a Troia, il mio caro amico Carlo mi diceva, Tony, dove stai? E io dicevo in dialetto, all'entrata. E dove insegni? All'Azzardo. E io stavo, all'entrata sul serio, e insegnavo all'Azzardo, che oggi ho un po' il baluardo della lega, all'Azzardo, ma questo va proprio, insomma, mi sconcerto. Volevo dire, questa scuola non mi piace assolutamente, perché i burocrati ministeriali ci stanno riempendo di pastoie burocratiche, per cui ci stanno facendo arrovellare il cervello di tante terminologie e ci stanno caricando di tante situazioni che noi né siamo in grado di portare avanti, né abbiamo le competenze. Dovremmo essere psichiatri, psicologi, medici, educatori, e chi più ne ha più ne metta. L'ultima è BES, altresì DSA, e poi ma insomma siamo arrivati proprio che un docente solo per sapere tutti gli acronimi si deve andare a studiare dalla mattina alla sera. Non mi piace proprio per questo fatto, perché con questa scusa dell'eccessivo carico burocratico ci stanno facendo perdere di vista l'educazione pedagogica, la pedagogia. Io non vedo più nelle scuole parlare di Don Bosco, Don Milano, Montessori, De Wey. Dite, vabbè, ma tu sei fissato perché sei laureato in pedagogia, sei specializzato in psicologia, c'è sempre queste cose intense, ma questa è l'educazione. L'educazione sono queste persone che hanno dedicato la loro vita per far sì che l'educazione diventasse una scienza. Quando mi piace fare ricerche, quando io cerco di capire questi nostri ragazzi dove vogliono andare a parlare, beh, io seguo il metodo dell'inventore delle intelligenze multiple, Gardner. Gardner praticamente ci ha insegnato che ogni ragazzo è dotato di una varia intelligenza, e questa intelligenza bisogna coltivarla, bisogna portarla avanti. L'anno scorso, qui ci sono ragazzi di prima e seconda, l'anno scorso abbiamo preso come simbolo della mia scuola, che il simbolo è sempre quello che rimane nella testa dei ragazzi. Abbiamo preso come simbolo un boa, ma poi dire perché un boa? Il barattolo, no? Perché questo è il patrono. Qual è la simbologia di questo boa?
Nel barattolo noi prendiamo le cose e le mettiamo dentro, c'è un contenitore, è un contenitore. E per molti docenti, anche purtroppo, i ragazzi sono per alcuni docenti, diciamo, per qualcuno proprio, diciamo, per qualche docente, il ragazzo è visto come un contenitore. No, non è un contenitore, non è un guanto, non è un secchio dove bisogna mettere, ma sono dei tizzoni che bisogna incendiare, che bisogna far arrivare fino ad illuminare il mondo. E noi troviamo di questo che sia capace. Perché? Perché se noi vediamo un po' la nostra storia, se partiamo da quando l'Italia ancora non era un concetto in sé, già avevamo un troiano che lottava per il concetto dell'Italia, maiale da Troia, che poi è stato ingentilito con maiale da Troia, ma era maiale da Troia che ha partecipato alla sfida di Palermo. E quando quel monacello tedesco, Martin Lutero, si è inventato la riforma, il baluardo della controriforma è stato un troiano delegato pontificio che è riuscito a portare a termine un concetto che allora sembrava impensabile, che è il Concilio di Trento, il cardinale Seripano. E se noi possiamo dire che non siamo sempre il solito popolo dei trullatelli e trullallà delle pezze del mandolino, dobbiamo ringraziare chi? Dobbiamo ringraziare Antonio Salano, presidente del Consiglio, che è stato il presidente dell'unica volta che noi abbiamo vinto una guerra, la prima guerra mondiale. Poi, zero assoluto, abbiamo vinto le partite, abbiamo vinto tante altre cose, ma una guerra, una volta solo abbiamo vinto, ce l'ho troiano. E mi potrei dilungare con il concetto di troianità, tanto caro a Silvio, tanto caro a me, tanto caro ad altri docenti. E nella scuola di Troia, questo concetto di troianità, beh, l'abbiamo saputo portare avanti. Qui c'è la professoressa Baldacini che fu l'anima e la coordinatrice di un progetto, I Muri Raccontano, mi sembra che fosse Giova, no? Dove questo manifesto si è andato nel Ministero della Pubblica Istruzione, come vedete, nel corridoio di Viale Trastevere. Beh, quelle sono cose che abbiamo fatto a Troia. Il giornale online sono situazioni che abbiamo fatto a Troia. I primi computer, i primi computer e le prime stampante le abbiamo avute grazie a un progetto vinto dalla professoressa Mantana. Sono situazioni che si hanno perché ci siamo messi in competizione. Non abbiamo paura di stare in competizione e invogliamo i nostri ragazzi a stare in competizione. Ragazzi, signore, l'anno scorso, a una competizione che attualmente si fa al... Dov'è quella scuola? Al Pascal, pensate bene, aprite le orecchie, 82 gruppi di scuole medie di tutta la provincia partecipavano. Allora voi potete pensare, ma speriamo che vengano il quarto premio, speriamo che venga il terzo premio. Abbiamo vinto il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. Questa è la scuola media di Florida, perché lavoriamo con passione. Da me dice, quanto ne vai? Quando i miei amici mi chiedono, Tony, quanto ne vai? Io mi dico, ma sei qua tu caccia. Questo è quello che noi vogliamo per loro. Anche la preside della Sofia di Piccari, quando è che noi parliamo di questa troiana, dice, io ma comincio a parlare di loro. Eh sì, ma siamo troiani, vogliamo parlare di loro e lo facciamo con passione. Italia Oggi, un giornale specializzato in situazioni scolastiche e economiche, ha pubblicato con un titolo che veramente mi ha affascinato, I docenti italiani, poveri ma buoni. Da una ricerca mondiale è risultato che i docenti italiani sono i secondi in Europa, i primi sono i finlandesi, i secondi sono gli italiani. Ma avete visto la televisione trullare e trullare cosa che avete visto fatto? Niente. Solo in Italia oggi c'è scritto questo articolo. I docenti italiani sono secondi in Europa. Ora, con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che noi dobbiamo riappropriarci degli strumenti pedagogici. Dobbiamo essere degli esperti della scienza educativa. I nostri ragazzi debbono essere formati, perché signori miei, insegnare è semplicissimo.
benissimo, se io prendo mia nonna e mia madre e dico insegna a questi bambini questa cosa, questi si imparano, chiunque è capace di imparare di tutta e lo trasmette, e quello dice di tutta, ma guardate bene di formare, è difficilissimo, perché si può formare un individuo solo se gli diamo l'esempio. Se io sto in casa che detto un po' e dico Rita non fumare che fa male, lui dice ma che tu succede, sta fumando come c'è a dire non fumare, e io allora non mi permetto mai di dire ragazzi non fumare, ma dico sempre guardate che fumo ogni tanto, non guardate come me, più di tanto non posso trasmettere, ma sulle altre situazioni, sulle competenze, e allora lì ci sta. Poi la settimana scorsa avevamo facendo un'unità di apprendimento, non si dice unità, non si dice unità di teatro, ma si dice unità di apprendimento, non si dice lezione, ma si dice così, ma allora usiamo la terminologia. La settimana scorsa stavo facendo un'unità di apprendimento, stava scritto fantasy, il virtuale, la fotografia digitale. Se io mi mettevo a parlare da macchinetta, da fotografia, del programma, non avrebbe funzionato proprio niente. Invece io ho portato una macchinetta digitale, ho fatto capire ai ragazzi che cos'è la focata, che cosa sono i campi e tutto il resto. Alla fine delle due ore ho detto a quella ragazza che sta fotografando, Angela, fai una fotografia tenendo presente che qui ci sono i neon e che quindi ci sarà una influenza di colore blu. In base a quello che ho spiegato mi devi far uscire una fotografia senza influenza di colore blu con una focale che deve prendere tutta la stanza, e con io alla fine che sto dietro la casa. Si sono messi potete andare a vedere su Facebook la fotografia uscita. Mi scrive, allora io, soddisfatto, scrivo ai miei ragazzi, dopo due ore che sono stati attenti, sono riuscito a farli. Mi scrive una presidente di Roma, dice in viso, bella attenzione, chi guarda a sinistra, chi guarda a destra, a Gipprezza. Ma quello è l'atto finale dei curiosi, attenzione, quella è la ragazza che sta facendo la fotografia, naturalmente ci sono tutti i curiosi che vedono chi sta facendo la fotografia, e non è che io poi dovrei spiegare queste cose, perché purtroppo succede questo, su questi network, quello che rimane nel nostro cervello è quello che viene immediatamente fissato e pubblicato. Va a finire un povero docente butta il sangue per poter essere il simbolo dei ragazzi e poi viene messo sotto processo al Ministero della Pubblica Istruzione perché un cretino gli ha fatto la fotografia mentre questo fumava dietro la casa, e poi abbiamo scoperto che nemmeno fumava ma stava facendo vedere, non so come si faceva i cerchietti con il fumo, e questo succede nelle scuole. E siamo caricati di tantissime responsabilità che se andassimo a studiarle ci farebbero tre mani corsi. Ecco la voce da fuori. Sono soddisfatto, sono contento, ma non sono assolutamente contento né di come la politica porta avanti la situazione scolastica in Italia e né di quello che i burocrati fanno al Ministero di Via Trastevere. Loro scrivono documenti e ci propinano tutte queste sigle, a mio avviso, per un'unica ragione. Devono dimostrare a loro stessi che esistono. 8 anni fa, quando ci mandarono le pillole dei CD, questi CD erano le pillole della salute, insomma, cose del genere. Beh, io andai sul sito del Ministero e dico, per questi CD, qualcuno che stava panicato con la politica aveva avuto 50.000 euro. Io dissi a Nino Dacce, Desmino, ma allora per fare questo, quanti CD abbiamo fatto di questo? Abbiamo fatto CD sulle gite, gli ipertesti, CD di tutte le maniere. Che ci è costato? Allora, che cosa ci costerebbe? Ci costerebbe se no 2 euro e mezzo. Bene, invece sapete questa bella scienziata quanti soldi ha avuto quei CD che facevano pena? 60.000 euro. Ora vedo su un programma reposto che questa signora sta sotto processo, che il funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione dice no, io stavo là ma non sapevo niente, il cronista quando è quello va insistentemente va a intervistare, dice vabbè, ma lei sta quando è che è stato, dice no, io non stavo, e chi è che ha deciso
che bisognava dare questi 60.000 euro. Guardate, il dirigente da pochi studi da una risposta che mi ha fatto su dalla schiena. Dice no, è il tavolo che ha deciso. E allora questo è quello che noi stiamo vivendo. Per questo io desidererei di uscire da questo pantano, di uscire da questa palude, non con la solita frase mi manda piccoli, ma io ho preso 10 lavori, mi sono diplomato con il massimo dei voti, mi sono laureato con 110 lavori. E invece oggi me vedo ragazzi laureati con 110 lavori, che se riescono a prendere 550-600 euro al mese, ahimè, devo dire anche ringraziamo il Signore. Grazie. Buonasera a tutti. Come assessore alla cultura mi sento gratificato, onorato nel vedere queste ragazze brave, veramente brave, le prime della scuola media, prima del primo, come dicevo al signor Caputo, e le prime però uscite dopo appena suonare la campanella sulla porta. È vero quello che ha detto il professore Viso. Io metterei in atto questo principio della sussidiarietà, cioè la politica che viene dal basso. Chi più di un professore è capace, un professore tipo la Giovanna Bombacini, il professor Indisi, professore che hanno insegnato per 30, 35 anni, 40 anni, mi sembra un professore, e poi lo avrebbe insegnato. No, dicevo un insegnamento. Cioè, chi più di voi un'esperienza decennale può consigliare a un politico, a un ministro, di come portare avanti la scuola? È vero quello che hanno detto, che io sono un amico che insegna a Gioia, andavamo a scuola assieme, faccio pure il nome e cognome, ingegnere Nitro, Antonio Nitro, non so se Michele lo conosce, e lui dice che i ragazzi che vengono da Troi hanno la marcia. Questo sicuramente è dovuto alle messe di scuola elementare, perché le basi vengono dalla scuola elementare. Io la tabellina non l'ho imparata alla scuola elementare e oggi non la so, sto scherzando chiaramente. Troia vi è grande, è vicino a voi, l'amministrazione è sempre accanto a chi ha voglia di lavorare. Troia, diciamo, è presa come modello a livello provinciale e forse anche regionale. Per quanto riguarda l'efficienza delle scuole, la mensa scolastica funziona alla perfezione, addirittura qualche sindaco vuole che la esportiamo nei propri comuni. La mensa, i pulmini funzionano. Ogni mattina uno di noi, gli assessori, gira per la mensa della scuola per vedere se serve qualcosa, il bagno rotto, la luce, lo scalino che è rotto, il nuovo dirigente, come si chiama, il dottor Soto, si chiama Soto, Eduardo, ha detto guarda, non mi sarei aspettato venendo a Troia di trovare un'efficienza così ad alto livello. Io facendo la battuta ho detto persona, questo è un altro che Troia il giardino, diciamo, del tavoliere delle pubbliche in tutto e per tutto, e non parlo della polizia perché è noto sotto gli occhi di tutti. A voi a tutti e grazie. Allora io prima che parlino il vice sindaco e il capo amico e collega Urbano, vorrei far dire due parole ai ragazzi, iniziando da Pitta, e poi eventualmente preparatevi qualcosa o Alessandro o Clemente. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e un ringraziamento alle autorità qui presenti e anche a chi sta assistendo a questo bellissimo evento che non solo rende felici ma anche ha un certo peso, diciamo, d'onore, perché fa sempre piacere trovarsi in tante circostanze.
Io dopo aver sentito gli interventi della professoressa Mandale, del signor Sindaco, del professor Indiso, eccetera, diciamo che mi trovo leggermente in soggezione per quello che dovrei dire. Però volevo approfondire ancora di più ciò che c'è dietro a questo premio, anche se voi l'avete fatto già ampiamente. Dietro a questo premio ci sono solo 3 anni di scuola media, solo, tra virgolette. Sono 3 anni di scuola media che costituiscono le pagine di un libro. Per una volta, partendo da questo premio, bisogna sfogliare le pagine al contrario. E in queste pagine trovare le esperienze, i compiti in classe, i brutti voti, che sono stati tutti straordinari, le compagnie, i professori, uno più straordinario dell'altro, perché si sono distinte da tutto il resto. Ma 3 anni sono 3 anni di trasformazione, 3 anni di cambiamento. È come dire che siamo tutti diversi, ma siamo tutti uguali perché siamo tutti delle farfalle. Quindi delle farfalle che, pur essendo diverse per colore, per specie, quello che volete, insomma, sono sempre farfalle che spiccano un volo. Però volare non significa volare da soli, trasformarsi già da adesso, dalla prima media, direttamente da brutti in farfalle. Ma che c'è un periodo chiusi nella crisalide, in quel bozzolo, e questo mi fa ricordare una frase che scrivemmo in un bigliettino da auguri, che era alza gli occhi al cielo e stupisci solo in parte del gruppo che diventa farfalla. Perché solo in parte? Perché in fondo si sa che quel gruppo diventerà farfalla, ma ci vuole un aiuto esterno, quella manina che rompe la crisalide, prende la seta e fa trasformare il gruppo nello stadio finale, la farfalla. Quindi questa manina era quella che dava la fogliolina al gruppo, che lo faceva crescere piano piano, ma la fogliolina in fondo non era solamente conoscenza, non era un insieme di pagine, come diceva anche il professor Indiso, un boat da riempire, perché educare significa tirare fuori. Così come io dicevo, guardare le stelle significa desiderio, guardare alle stelle, desiderare il contatto con le stelle, andare oltre, volare. Quindi se non ci fosse il desiderio, il contatto con l'esterno, il mondo delle idee, ci sarebbe il disastro, quindi, quotando una citazione del professore Filiberti. E la manina che dava la fogliolina era costituita dai docenti, da quelle persone che non solo stavano lì a ripetere le pagine, a dire sì, devi studiare, devi fare questo, poi la seconda guerra mondiale, cause, effetti, eccetera, ma la seconda guerra mondiale, qualsiasi altro argomento, quali implicazioni umane ha? Quindi sono 3 anni di umanità, non 3 anni di ripetizione. Sono 3 anni di rapporti umani tra compagni, che perciò uso il plurale maestà, parlo nel nome, tra compagni e soprattutto con i docenti. Diventa un rapporto di amicizia, perché insegnare è un atto di amore, un atto di riguardo verso il prossimo, nella creazione, come la creta, no? Che poi è la stessa che cotta fa gli oggettini dell'atun, ovvero quelli che erano il regalo legato al bigliettino. E quegli oggettini dell'atun inizialmente erano argilla, poi qualcuno ha messo le mani sopra, e secondo la propria fantasia, ma sfruttando in una specie di concezione alla Michelangelo ciò che già l'argilla suggeriva, l'ha trasformata nella farfallina, nel bruco, nel cagnolino, in tutto quello che si vuole, no? Dell'oggettino della zona. E che, votando anche una citazione di Khalil Gibran, che è un poeta libanese, nessun uomo vi potrà insegnare alcunché tranne quello che ha nome della vostra conoscenza. Il maestro non può offrire altro ai propri alunni che non sia la fede e l'amore. Detto questo, che è difficile aggiungere altro.
Dietro a questo premio c'è passione, come ho già sentito dire. Cioè, non c'è oppressione, che poi fa anche prima, non c'è oppressione, ovvero quella cosa pressante di dire sì, devi studiare, cioè, come ho già detto. Ma c'è un aprirsi a quello che sarà dopo i 3 anni di scuola media, un aprirsi al futuro e a se stessi, perché il futuro è quello che si ha dentro, non quello che sta fuori. Se non si mette fuori quello che si ha dentro, grazie anche all'aiuto della manina e della polverina, cioè è abbastanza complicato, complesso, e addirittura si può correre il rischio di rimanere chiusi nella crisalide. Quindi 3 anni sono stati 3 anni di crescita, che sembra una parola così scontata, ripetuta così tante volte questa sera. Quindi diciamo che ho anche una certa soggezione a dire questa parola. E, 3 anni di crescita e di formazione, formazione come trasformazione, metamorfosi, le metamorfosi di Ovidio, per avere questa, diciamo, trasformazione per amore. Amore di Apollo e Daphne, amore di Re Narciso, eccetera. Quindi, cioè, per arrivare a scoprire queste realtà, che in realtà sono delle chiuse, sono come dice Enrici in uno screen, arrivare a scoprire dopo 3 anni si apre la mente, si spazza la crisalide, è tutto grazie a quella cosiddetta manina. Quindi, grazie a voi. Che dire, queste sono le fiamme che noi accendiamo, che poi ci auguriamo che vadano ad illuminare il mondo, non chiacchierare tanto per bla bla, ma mettere in contatto la lingua, il cervello e, perché no, il cuore. Devo parlare ora, vuoi dire due? Devo parlare ora. Lo passo io, davanti alla professoressa Caputo, scoppiamo un po'. Buonasera. E vorrei dire che dopo questi 3 anni i professori mi hanno trasmesso molte cose, tra cui il metodo di studio, che è fondamentale per compiere passi, quindi per superare le scuole superiori, e mi hanno trasmesso anche insegnamenti di vita. E infatti attraverso questi insegnamenti di vita sono riuscito a raggiungere i miei risultati, cioè gli ultimi risultati. E vorrei dire anche che un ruolo fondamentale in questi 3 anni l'ha svolto la mia famiglia, che mi ha saputo, mi ha dato sempre una spinta, e quindi mi ha fatto entrare in competizione con gli altri per avere questi risultati. Questo volevo dire. L'altro nodo era perché comunque noi, come avete notato dall'elenco, oltre a premiare gli eccellenti, è proprio nel rispetto che non è il voto che dà, diciamo, la molla di lancio ai ragazzi, ma anche la diversità, perché comunque noi in quelle situazioni non comuni, non uguali, dobbiamo fare delle riflessioni, dobbiamo fare delle considerazioni, dobbiamo valutare in maniera diversa e non allo stesso modo. Quindi il terzo nodo è l'intervento che ha fatto la nostra Rita, che ci ha lasciato veramente tutti a bocca aperta. Complimenti, chiaramente complimenti. Sei una ragazza eccezionale, e noi veramente come amministrazione comunale in tutte le occasioni siamo sempre intervenuti in punta di piedi per cercare di dare sempre un lancio maggiore a queste bellissime situazioni. Noi dovremmo premiare, anzi dobbiamo premiare anche Elvis e Corrado. Perché? Elvis lo conosciamo un po' tutti quanti, perché tutti bene o male l'abbiamo incontrato, l'abbiamo conosciuto, siamo stati amici con Elvis. Lo premiamo perché comunque è un gran ragazzo, ha un sorriso eccezionale, e quando lo guardi, nonostante le sue molteplicità di situazioni, che non l'elenco per non far pesare con di più, diciamo, questa area che sta intorno alla manifestazione, ci solleva da ogni perplessità, da ogni amarezza.
Premiamo quindi Harris unicamente per il suo sorriso, per l'impegno, per la perseveranza, per il modo in cui veniva a scuola e tutti i giorni era presente. Qualche volta che mi chiamava la direttrice della casa famiglia, mi diceva: Urbano, purtroppo Harris è a letto, non può venire, ma nonostante tutto ti chiama perché vorrebbe stare a scuola. E questo ci dà onore, perché comunque un ragazzo in una situazione di diversità, aver voglia della scuola, voler stare in mezzo ai suoi coetanei, significa tanto per la realtà scolastica. Premiamo Corrado perché comunque è l'esempio emblematico di una continuità dell'attività scolastica che noi abbiamo svolto e all'interno della scuola e come amministrazione comunale, perché Corrado sta collaborando all'interno della realtà scolastica come collaboratore scolastico, e in questo momento dobbiamo anche ringraziare, oltre a tutta la rete che sta intorno a Corrado, la nostra cara Lucia, la nostra... collaboratrice scolastica, che con amore, con passione, con fede, quei termini che utilizzavi tu, professoressa Rita Caputo, cioè nel senso che all'interno della scuola tutto questo c'è, e non solo nella scuola, ma anche in questa amministrazione comunale, perché ahimè io rappresento anche il comune, perché sono anche assessore, quindi ho una duplice veste, e devo dire con molta semplicità che abbiamo un'amministrazione capeggiata da Edoardo Becci, il nostro sindaco, chiaramente eccellente. E visto che parliamo di eccellenze, quindi anche noi siamo veramente momenti di unione, di cerniera tra la scuola, la famiglia, l'ambiente circostante, perché le uscite che facciamo, noi più di questo non possiamo fare. La nostra più grande gioia è vedere i nostri figli che crescono e che comunque crescono bene. E dopo ritengo che, e chiudo perché non sono come Tonino, che alla fine dobbiamo lasciare anche un po' di spazio alla festa, Angelo e Mario che ci stanno guardando sono fieri che abbiamo fatto questa bellissima manifestazione. Grazie. Perché ovviamente dottor Frate Ceniera, rispetto a questa bellissima serata, farò la conclusione, si può dire, rispetto o concludere questo evento attraverso questo accento del ricaffo, rispetto a questo evento così particolare. Quello che questa sera stiamo in qualche modo vivendo tutti noi è quello che poi si scrive, è scritto nel manuale del contratto sociale di Donaldson, cioè dove tutte le istituzioni pubbliche e private e in modo particolare le imprese vedono in qualche modo come essere attive all'interno di un territorio, essere propositive all'interno di un territorio. Più delle volte noi siamo in qualche modo spettatori di quelle che le imprese prendono, di quelle che le imprese danneggiano il territorio. In questo caso invece abbiamo la sensibilità di una cooperativa che rispetto al territorio è in grado di dare delle risposte diverse. Ma quello che appunto dicevo, scritto nel manuale di Donaldson dal punto di vista del contratto sociale di Donaldson, ripete un po' quello che è successo nel 1600 e poi successivamente negli anni successivi al dopoguerra, cioè quando effettivamente serviva per il rilancio dell'economia, quando quello che serviva per il rilancio di un momento difficile servivano tutti gli attori del territorio, in modo particolare coloro che erano in grado di dare qualcosa in più. Bene, è quello che noi stiamo affrontando come momento, cioè un momento un po' delicato dal punto di vista economico, sociale, quello che dobbiamo guardare dal punto di vista come futuro, perché noi tutti i genitori dobbiamo vedere in qualche modo, siamo preoccupati, come il futuro
siamo preoccupati per il futuro. E quindi rispetto a questo, ovviamente, queste novità che in qualche modo l'amministrazione comunale e la cooperativa Giardinetto ha voluto portare qui sul territorio di Troia guarda al futuro in termini di coesione sociale, guarda in termini di valorizzazione delle risorse umane, guarda come in qualche modo il welfare deve cambiare, come in qualche modo le risposte a determinati bisogni, a determinati nuovi bisogni, in che modo ci dobbiamo anche noi innovare come amministratori, no? Non solo la scuola. Ci dobbiamo innovare tutti quanti perché chiaramente c'è un cambiamento in atto, un cambiamento forte che va visto in termini diversi rispetto a quello che succedeva prima, rispetto a quello che dove ognuno si curava il proprio orticello, dove ognuno si sentiva slegato di responsabilità e dove la responsabilità di essere classe dirigente veniva demandata sempre a qualcun altro, perlomeno quello che erano le criticità. Bene, io devo dire con molto piacere che la serata di questa sera è una serata davvero illuminante per quanto riguarda i nostri giovani, che chiaramente non sono giovani comunque, sono il nostro futuro, sono coloro che in qualche modo domani noi vedremo con orgoglio in veste di dirigenti, quindi in veste di eccellenze adulte. Quindi in particolar modo va dato davvero risalto a quello che in qualche modo è la formazione di base che i nostri docenti riescono a trasferire in qualche modo. Il premio di questa sera. Il premio di questa sera va verso in questo senso, no Presidente? Verso l'innovazione. Perché la competitività è importante. Perché oggi non ci dobbiamo più misurare solo sul livello territoriale, ma neanche a livello nazionale. Ormai la competitività è globale. I nostri giovani dovranno confrontarsi domani con eccellenze che provengono da tutto il mondo. Quindi il senso del premio, come diceva il Presidente Mercuri, non è solo esclusivamente un pensierino, un premio, ma un valore intrinseco su quelle che possono essere ulteriori possibilità di crescita e di formazione e pensare al futuro in termini diversi. Io sono particolarmente felice questa sera perché colgo tanti sentimenti, tante emozioni in questa sala e sono felice perché in qualche modo la nostra collettività, la nostra comunità è in grado di guardare ognuno per le proprie responsabilità, guardare il futuro e guardare in modo speranzoso, posso dire così, così. Cioè guardare il futuro in termini di entusiasmo, professore Intiso, perché se non abbiamo l'entusiasmo che dici tu, non le dice quelle giuste, non abbiamo la possibilità di dare riferimento ai nostri giovani, come non siamo in grado ancora oggi di soddisfare tutti i bisogni dei nostri giovani. E quindi dobbiamo guardare in termini diversi il futuro, guardare agli altri premi che verranno grazie alla sensibilità della cooperativa Giardinetto, che per 9 anni ha inteso promuovere questa iniziativa, e guardare tutti quanti insieme, quello che guardarci negli occhi per quello che possiamo fare tutti quanti in un periodo così difficile che comunque va superato e sicuramente va costruito con le armi e con la formazione giusta, che se pur vero va cambiata, se pur vero che va rivista, è anche vero che fino ad oggi ha prodotto eccellenze. E quindi io penso che va in qualche modo anche modificata in quelle parti che forse vanno, come possiamo dire, in un senso di ulteriore accrescimento e non di distruggere quello che è stato e che è stato fatto fino adesso, ma va visto in modo da poter in qualche modo potenziare le nostre risorse, le nostre risorse umane che sono il vero capitale del nostro territorio. Grazie e auguri ai giovani e ai veri protagonisti di questa serata.
a quelle nuove generazioni che quindi si apprestano, perché so che sono tanti quei ragazzi che stanno frequentando la terza media, e quindi l'augurio che tutti quanti insieme possiamo raggiungere obiettivi importanti. Grazie. Più emozionante, no? Per i genitori, per i parenti che sono qui presenti. Visto che è l'unica da premiare, Lucia, scusaci, abbiamo fatto prima di passare. Gira di un po' la
grazie. Ha finito, è finito. Andiamo. Domanda proprio. Corrado Maddalena. Va bene, dai.